Benvenuti alla prima lezione della quarta serie. In questa lezione impareremo come si indica un posto. Quarta serie, perché, come avete già visto in passato, la prima serie abbiamo fatto l'hiragana, quello con lo sfondo blu. Poi con lo sfondo verde abbiamo fatto la grammatica di base, la prima parte. E con lo sfondo giallo abbiamo fatto i katakana. Con questo sfondo, diciamo, prugnetta, facciamo la grammatica di base 2. E poi con la prossima serie faremo kanji. Parte ovviamente, poi sesta e non lo so nemmeno io. Vi chiederete come mai in queste, nello sfondo della quarta serie c'è una bambina in una specie di tubo. Che cos'è? Perché è, diciamo, una specie di omaggio a Taketori Monogatari, che è un racconto popolare giapponese ed è il più antico esempio di narrativa giapponese. E potete vedere più informazioni anche su Wikipedia. La storia di questa bambina principessa parla di un tagliatore di bambù, di professione, cioè taglia bambù, poi lo rivende. Un giorno, andando nella notte, vede un bambù che risplende. Allora lo taglia e dentro trova questa bambina che è grande come un pollice. E allora la chiama Kaguya Hime, che vuol dire la principessa splendente. Hime è principessa. E la leva come se fosse una figlia. Da quel giorno, ogni volta che taglia un bambù, ci troverà sempre una piccola pepita d'oro. E allora, un po' per questa inaspettata ricchezza della famiglia, un po' per la bellissima figlia che si ritrovano, la fama della famiglia comincia ad andare molto fuori da confini. E a un certo punto si presentano cinque principi che vogliono sposare Kaguya. Oh, come sei bella, ti vogliamo sposare, ma lei non ha nessuna intenzione e quindi ripresenta cinque prove. Il primo gli dovrà portare la sacra ciotola del Buddha in India. Il secondo gli dovrà portare un ramo del leggendario albero dal tronco d'oro e foglie d'argento. Il terzo dovrà portare la pelle di un topo del topo di fuoco cinese. Il quarto dovrà portargli il gioiello che è sopra la testa del drago. Un gioiello multicolore bellissimo. Ah, la conosci già, Evelyn? Ah, brava. Mentre il quinto gli chiede un mollusco che si dice sia stato generato dalla pancia della rondine. Però il primo in realtà va in un tempio, compra un. Ne compra una ciotola di pietra, la più bella che c'è, e la porta. Il problema è che lei lo vede subito, non risplende di luce sacra, allora bocciato. Il secondo se lo fa fare dal gioielliere. Il problema è che non paga il gioielliere, e quindi il gioielliere va dietro: oh, dammi i soldi, no! E quindi viene scoperto e buttato fuori. Il terzo lo compra subito da un mercante cinese e gliela va a portare. Problema, lei la butta nel fuoco e prende fuoco. È la riprova che erano false, perché Fifi ne ha sentito parlare a Conan. Perché se era la pelle di un topo di fuoco cinese, la pelle del topo di fuoco dovrebbe resistere al fuoco. Poi il quarto ci ha rinunciato, perché sennò rischiava la vita, e il quinto invece è morto mentre tentava di prenderlo. Quindi tutti falliscono, però l'imperatore del Giappone la vede, ah, bellissima, se ne innamora. Anche lui viene rifiutato e non si arrende. Continua a rimanere in contatto con lei finché vede che a un certo punto Kaguya sospira alla luna e dice, capisce che viene dalla luna e dovevano esserci, dovevano venire a riprenderla, stava aspettando e dovevano venire a riprenderla. Ora, perché dipende a seconda dei racconti. Come dire, in alcuni racconti viene detto che lei era stata messa sulla Terra per proteggerla da una guerra cosmica. Un altro invece era una specie di punizione. Comunque dipende un po' dalle versioni. E allora, per evitare che vengano a riprendere, l'imperatore mette centinaia di guardie per proteggerla.
ma le guardie vengono tutte accecate dalla luce che viene emessa dagli esseri celestiali. E la principessa ritorna sulla luna. Fifi, episodio rapita dalla scena, infatti. Allora la principessa, prima di andare via, lascia una lettera di addio ai genitori e anche all'imperatore. È un elisir di vita che lo renderà immortale all'imperatore. Allora l'imperatore si è chiesto: qual è la montagna più vicina al paradiso? È il Monte Fuji, che all'epoca non aveva nemmeno un nome. E l'imperatore vuole bruciare la lettera nel luogo più alto per fare in modo che arrivi alla principessa. E brucia anche l'elisir, in quanto perché se lui bevesse l'elisir e diventasse immortale, non potrebbe più rincontrare la principessa. Quindi questa leggenda si dice che dà anche il nome al Monte Fuji, perché immortalità, questi due kanji, dove il primo è negazione e il secondo è morte. Fushi, fushi, fushi. In cinese, vabbè, lasciamo stare. Mentre il nome in kanji attuale del Monte Fuji è montagna con tanti guerrieri, perché tutta la scorta dell'imperatore che è andata fino in cima a bruciare questa lettera e l'elisir, c'erano tanti guerrieri sulla montagna. E allora il Monte Fuji, essendo un vulcano, si dice nella leggenda che il fumo emanata dal vulcano è tuttora oggi l'elisir che sta ancora bruciando. Ne parlano in molti posti. Uno è, come ha detto Evelyn e Fifi, che ne raccontano anche a Conan, episodio rapita dalla scena, soltanto che io leggo il manga e non ho visto questo episodio. Poi il secondo film di Inuyasha, che è una storia molto simile, anche se non l'ho visto e se l'ho letto da Wikipedia. La regina dei mille anni, che è un anime che trasmettevano nell'82 su Canale 5. Io non ero nato e non ero nato e no, non l'ho visto. La principessa splendente, che è un manga e non lo so. Nell'episodio 76 di Keroro c'è una storia simile, dove c'è questa principessa che viene dalla luna e vuole recuperare i 5 tesori. Sailor Moon S, che è un film di Sailor Moon che parla di una storia come questa, e anche l'episodio 11 e volume 11 del manga di Sailor Moon parla di una storia così. Tutte queste notizie le ho prese da Wikipedia, non le ho verificate personalmente. Dennis Cocchi chiede cos'è Keroro. Keroro è quella rana. Esempio, facciamo un po' di pubblicità. Esempio, andando nello shop. C'è un personaggio di Keroro, una foto. Non si vede. Oh. Vabbè, non si vede. Questo è Tamama. Comunque, smettiamo di divagare. Evelyn chiede: ma come si indica un posto? Appunto, come si indica un posto? Prima di tutto torniamo un po' indietro. Se vi ricordate, nella lezione 2.1 abbiamo fatto core, are, sore, che sarebbe questo, quello e codesto. C'è proprio, come potete vedere, quindi, core è quello. Bene. Ko è quel posto. Core, ko, quel posto. Scusate. Core è questo. Quindi, ko è questo posto. Quindi, sore è codesto, ovvero quell'oggetto che è vicino a te che al quale io sto parlando. Bene. Quindi, Soko è codesto posto, ovvero quel posto che è più vicino a te rispetto a io che ti sto parlando. Bene. Poi c'è Are, quel posto laggiù, Are, quell'oggetto laggiù, un oggetto che è lontano da entrambi, e Asoko, che è
un posto che è lontano da tutti e due. Quindi, Coco come si usa? E qua abbiamo Odoroki-san che dice: Boshi, Boshi vuol dire cappello, se vi ricordate. Boshi wa koko desu. Il cappello è qui. Boshi wa koko desu. Il cappello, Boshi wa, wa indica il soggetto. Koko è dove? Qua. Desu, essere. Boshi wa koko desu. Il cappello, qua, essere, letteralmente. Boshi wa koko desu. E Soko, che sarebbe vicino a Tanaka-san. Boshi wa soko desu. Boshi wa soko desu. Il cappello è costà. E a Soko? Boshi wa a soko desu. Il cappello è laggiù. E pietevolessimo dire dove? Dov'è Doko? Sempre Ko che indica il luogo. Doko. Doko. Quindi abbiamo Tanaka-san che chiede: Boshi wa doko desu ka? Che vuol dire? Il cappello. Dove essere? Punto interrogativo. Il cappello. Wa indica che Boshi è soggetto. Dove essere? Punto interrogativo. Boshi wa doko desu ka? Dov'è il cappello? Boshi wa doko desu ka? E Odoroki-san risponde: Boshi wa koko desu. Boshi wa koko desu. Il cappello è qua. Boshi wa doko desu ka? Boshi wa soko desu. Dov'è il cappello? Il cappello è laggiù. Boshi wa doko desu ka? Dov'è il cappello? Boshi wa a soko desu. Il cappello costa. È laggiù. La prossima lezione è il 25 maggio, è il 25 marzo. Se ci sono domande, cosa c'è da fare? Boh, non l'ho deciso. Sono domande? Quiz, niente quiz, non ho avuto tempo di prepararlo. Allora, la domanda è: mi fai rivedere Arezzo Ricorre? E dove si mette Doko? Doko si mette qua. Boshi wa doko desu ka? Vai il cappello. A similitudine, eccolo qua. Qua abbiamo Kore, Sore, Are. E poi Koko, Soko, Asoko. Semplicemente hanno lo stesso significato, solo che questo è per gli oggetti, mentre questo è per i luoghi. Quindi Re, quindi Ko è vicino a chi parla, lontano da chi ascolta. So è vicino a chi ascolta, lontano da chi parla. A è lontano da entrambi. Ovviamente questo è più a so. Mettiamo tra parentesi. Bene, se non ci sono altre domande, la lezione finisce qui. Prima di finire, un po' di pubblicità. Nello shop è disponibile il DVD delle lezioni, che c'è lo stesso contenuto delle lezioni normali, solo che c'è una qualità migliore, eccetera. Allora, vediamo. Dazza, tentate di scrivere tutti i kanji. No, vanno veloce. Scrivono tipo così, che ne so. Cioè, che ne so, se devono scrivere tipo questo. Non è che lo fanno così, fanno una specie di così, capito? Che ne so, se devono scrivere anata wa, così. Vanno come le bombe quando scrivono. Infatti, il corsivo giapponese è qualcosa di incomprensibile. È tipo, cioè, se noi vogliamo scrivere, non scriverò tipo ciao, ma scriverò ciao, come stai? Questo lo capisco solo io, però c'è più vicino. Come ha scritto il dottore?